Devo dire che questo è proprio un ambiente straordinario per condividere emozioni, momenti. Questo è un ristorante? Sì. Prima di tutto, perché non vediamo nessuno. No, ma infatti siamo sempre vuoti, è un ristorante vuoto, lo teniamo solo per bellezza. No, vi dico invece che è un ristorante di successo. No, mi piace, probabilmente il video è stato anche premiato per questo motivo, ben realizzato, soprattutto fa notare l'importanza dell'ambiente. Sì, è un ambiente appunto a Milano, in via Washington, ambiente appena ristrutturato. Diciamo che possiamo definirci una nuova apertura. E l'ambiente è stato trasformato nel corso degli anni, dagli anni 2000 era una ex fabbrica disabitata, semidistrutta, e quando l'abbiamo rilevato, quando inizialmente mio padre lo rilevò per uno dei suoi negozi di abbigliamento, per 12 anni rimase così e poi quando subentrai io lo trasformai appunto nel ristorante, questo un paio d'anni fa. Cosa secondo te, come fai a dare emozione oltre al cibo? Perché bisogna andare oltre al cibo, no? Assolutamente. Per regalare emozione. Secondo me la cosa più importante all'interno di un ristorante sono le persone, nel senso che poi sono le persone che riescono a trasmettere delle emozioni, a trasmettere un concetto di quello che vogliamo poi portare sia a tavola nel piatto sia nell'ambiente e nel servizio che produciamo durante le serate, insomma. Ecco, sono ambienti separati questi, no? Grandi ma separati. Sì, no, per noi è importante avere una sorta, adesso a prescindere dal momento attuale relativo alla pandemia, era già in previsione prima della pandemia di realizzarlo così, per cui avere una separazione abbastanza importante sia degli ambienti che dei tavoli, concedere il giusto spazio a ogni tavolo. Abbiamo 35 coperti in uno spazio di somministrazione che è circa di 200 metri quadri, per cui diciamo che ogni tavolo ha il suo spazio. Nasce da una passione questo ristorante? Beh sì, nasce da me, da un po' un percorso che ho fatto all'interno di questo locale, di questo ambiente, per cui la prima parte del ristorante fu aperta nel 2016 e poi successivamente fu aperto il ristorante Fine Dining, quello che abbiamo adesso, e che è stato aperto appunto proprio purtroppo allo scoppio della pandemia, e per cui abbiamo lavorato ancora pochi mesi, però adesso che si sta ritornando bene in strada stiamo iniziando a lavorare, a prenderci un po' di soddisfazioni. Cibo, musica, intrattenimento? No, allora l'intrattenimento è gastronomico e soprattutto cerchiamo poi di essere anche un pochino noi in sala protagonisti di un aiuto a quello che è l'intrattenimento gastronomico, l'intrattenimento che si trova. Quindi il cibo è il protagonista, è il cibo, ma non solo, è un pochino tutto il concetto del ristorante. Noi abbiamo un menù degustazione abbastanza particolare che abbiamo chiamato Psiche. Deriva un pochino da una formula, insomma, psicoanalitica, per cui cerchiamo di intervistare i clienti che scelgono questo menù degustazione, di fargli delle domande per capire quali sono le proprie abitudini, i propri gusti gastronomici, e da una serie di piatti che abbiamo a disposizione, che vengono realizzati ovviamente dallo chef, noi estrapoliamo in sala quelli che ci sembrano i più idonei e costruiamo dei menù degustazioni che sono sempre singolari perché vengono dedicati alle risposte del cliente. Complimenti per questa ambientazione, siamo sicuri che avrà un grande successo, anche perché un ambiente di questo tipo non è facile trovare. Grazie mille. Quindi complimenti per il premio, che probabilmente hanno premiato appunto gli spazi e non solo, mi dicono, anche la luce che entra nel locale. Dei pannelli, mi hanno detto, fonoassorbenti che permettono di... Sì, noi abbiamo cercato di unire un lato estetico a un lato funzionale, diciamo utilizzando queste grandi tele che sono dei pannelli fonoassorbenti, ma sul pannello fonoassorbente è stato stampato un'opera d'arte. In questo caso noi utilizziamo le opere di Rodolfo Viola,
che è un pittore, peraltro amico, maestro dell'universalismo, e abbiamo tappezzato un po' la sala principale di questi grossi pannelli che svolgono una doppia funzione, quindi sia estetica che funzionale. Complimenti, premiato a questo concorso Io Innovo. Possiamo approfittare anche per consegnarti questo premio che la dottoressa Broggini vuole consegnarti personalmente. Grazie mille anche alla dottoressa Broggini che ci ha seguito in tutto questo ambaradama di costruzione del locale. Vorrei dare la motivazione al premio, perché questo locale, che è apparentemente così sobrio, è un contenitore tecnologico, perché i quadri sono dei pannelli fotoassorbenti, ma soprattutto tutta l'impiantistica è tale da sanificazione in continuo. Quindi è un bel esempio di come si può realizzare un locale anche nel rispetto delle norme Covid, con i distanziamenti e con la sanificazione necessaria. Questo grazie alla sensibilità di Edoardo. Questa è la nostra ristorazione, anche questa. E anche quella del futuro.